l'impegno che avevamo assunto con i siciliani e che stiamo mantenendo puntualmente. Non abbiamo perso tempo, la procedura è complicata, ma l'abbiamo affrontata e l'abbiamo portata avanti. I primi bandi partono già. Prevediamo quasi 300 milioni di euro per 5 settori in particolare e gli altri bandi sono in fase di elaborazione per altre risorse finanziarie. Crediamo che mettere liquidità nel sistema economico e produttivo siciliano sia oggi l'unico strumento necessario per consentire al mondo del lavoro e della produzione di tornare a respirare. Dovremo affrontare altri mesi difficili con il Covid-19, stiamo programmando altre risorse, speriamo di uscire presto da questo incubo per poter tornare alla normalità. Maggiore è la prudenza, maggiore è la prevenzione, maggiore la cautela e minore il danno che può derivare dall'epidemia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel prossimo autunno e inverno avremo più morti in uno contesto assolutamente globale. Noi speriamo di poter mantenere in Sicilia i livelli bassi che abbiamo registrato nei mesi scorsi e di questo devo essere grato alla comunità siciliana. C'è stato qualche momento di relax, ma sono convinto che con l'arrivo dell'autunno torneremo ognuno presente alla propria responsabilità, perché bastano piccole misure, piccoli accorgimenti per evitare il dilagare dell'epidemia.